leggermente concava. Opera Studio per Bicaro è già alla terza edizione. L'idea fu dell'allora sindaco Spingola e insieme buttammo giù delle idee per realizzare questo progetto. Ma devo dire che anche l'attuale suo successore, insieme alla sua giunta, ha deciso di portarlo avanti con grande entusiasmo, direi convinto che questa nuova realtà è un arricchimento delle attività culturali già moltissime presenti qui in questa cittadina. Qualche anno fa la città di Verbicaro è stata molto generosa con me, volendomi dare la cittadinanza onoraria. E io l'unico modo per poter ricambiare questo grande onore era solo quello di mettere a disposizione le mie capacità professionali. Io sono musicista, sono direttore d'orchestra, quindi non potevo che proporre un'attività di questo tipo. Questo è troppo, costeremo il morto arrabbiato. Non ne posso più, perdo la testa, si chiami malatesta, correte da... Quell'espressione ha con più senso di rassegnazione. Non ne posso più, non ne posso più, perdo la testa. Nel 2014, cioè quest'anno, andrà in scena il Don Pasquale di Gaetano Donizetti. Un'opera buffa italiana molto importante, molto bella e soprattutto che ha caratteristiche che si adattano molto a quello che deve essere il lavoro in un workshop per giovani cantanti. Il workshop consiste in una grande full immersion, in sostanza in 15 giorni, con un lavoro molto intenso e direi anche faticoso, si deve realizzare la messa in scena di un'opera che è un obiettivo molto complesso, soprattutto quando lo si fa con giovani inesperti e che devono misurarsi con problemi musicali interpretativi di grande difficoltà. Occupo prevalentemente di fare studiare i giovani cantanti e metterli di fronte ai problemi interpretativi dal punto di vista musicale. La musica scritta sulla carta non è assolutamente nulla se poi l'artista non riesce ad interpretare e a leggere anche ciò che non è scritto. Tieni la nota col punto, di più. Via, via, ca. Via ca, già nel levare ci deve essere il tempo, Sì. Via ca, via ca, e... Via caro sposino, non farmi tirare di forza. Mi piace ricordare i tre grandi artisti che mi hanno affiancato in questi tre anni. Il primo anno abbiamo avuto Graciela Alperin, un mezzo soprano argentino che si è occupato della messa in scena dell'Elisir d'Amore. Lo scorso anno abbiamo avuto il maestro Aldo Tarabella, direttore artistico del Teatro del Giglio di Lucca, e quest'anno abbiamo una grande artista italiana, Denia Mazzola Gavazzeni, un soprano di grande bravura che ha girato tutto il mondo, che ha cantato nei maggiori teatri del mondo. Per
regista di un workshop in che maniera lavora? Intanto lavora in sinergia con il direttore d'orchestra sicuramente, il quale detta, è chiaro, l'impostazione musicale. Quindi ascoltato questo, seguito questo, nello spazio scenico viene collocato il personaggio, quindi il giovane cantante. Prendi su che quando fai prendi, ricordati che c'hai sempre un direttore, quindi prendi, disciplinati che ben ti sta. Il ruolo del regista, quindi il mio in questo caso, è quello di guidare i giovani cantanti che vogliono cimentarsi in un ruolo nuovo e quindi debuttare per la prima volta in un'opera, in questo caso il Don Pasquale, è quello di guidare questi giovani ad una tecnica del gesto per finalizzare la scultura del proprio personaggio. Voglio dire che un personaggio non può essere lasciato a se stesso, deve avere la sua configurazione scenica e deve avere una specifica tecnica del gesto. Quindi ai ragazzi costruiamo addosso ciascuno il proprio personaggio e un gesto deve essere eloquente per ciò che per esempio Norina o Don Pasquale o Ernesto Malatesta vogliano raccontare. Ci vestiamo, dobbiamo vestirci, completare la nostra vestizione. Un workshop in un certo qual modo è una competizione perché all'arrivo si presenteranno soltanto 3 o 4 personaggi perché la produzione non può naturalmente immaginare di preparare 5, 6, 10 piazze perché si hanno 5, 6, 10, 20 norine. Di queste 20 o 10 o 15 norine sarà fatta una selezione naturale che si baserà naturalmente sulla bravura vocale, musicale e scenica. Quindi, chi volesse partecipare per debuttare un ruolo nuovo dovrà fare i conti con una competizione con giovani, i quali potrebbero essere, benché più inesperti, più bravi e più freschi vocalmente. Nessun partecipante è diciamo un artista affermato professionista, sono tutti ragazzi più o meno giovani, possono essere ragazzi che escono dal conservatorio che magari ancora non hanno terminato gli studi al conservatorio oppure giovani neodiplomati che desiderano cominciare il cammino in teatro e ritengo che questo tipo di formazione mette nelle condizioni i giovani intanto di cimentarsi, di confrontarsi con le caratteristiche gli uni degli altri, poi di fare veramente un'esperienza formativa con dei professionisti come un direttore d'orchestra, come un regista che abbiano entrambi una carriera alle spalle e anche presente e confrontarsi anche con, diciamo, con la sfida che ciascuno deve trovare nell'altro, la bravura dell'altro, emulare in un certo qual modo la bravura dell'altro, che sia questo cimento il desiderio di fare sempre meglio, di arrivare a realizzare il proprio disegno interpretativo e di farlo al meglio naturalmente. La provenienza di questi giovani è di ogni parte del mondo, quindi dalla Corea addirittura, dalla Cina, dalla Francia, dalla Russia l'anno scorso è stato, dall'Italia. Piccola ombra, se si può dire,
l'assenza dei giovani calabresi. Abbiamo per 20 adesioni al laboratorio lirico, abbiamo una sola calabrese, quindi mi permetto di sollecitare tutti i conservatori, tutti i maestri di musica, tutti i maestri di canto del territorio ad inviare per il prossimo anno i loro migliori studenti affinché si formino e si perfezionino attraverso questa esperienza. Mi interessa ricordare che l'anno prossimo l'opera a competizione sarà La Traviata di Verdi, quindi invito tutti i giovani e tutte le maestre e maestri di canto della Calabria di allertarsi, di formare i propri studenti su questi ruoli verdiani affinché l'anno prossimo ci sia veramente una rappresentanza della gente del territorio un po' più significativa di quest'anno. L'anno prossimo naturalmente si continuerà, ci sarà la quarta edizione e pensiamo di mettere in programma La Traviata. Sarà un'opera molto difficile, difficile dal punto di vista musicale, ma certamente sarà molto impegnativo nella realizzazione dell'allestimento. A questo proposito voglio ricordare la collaborazione di artigiani locali che coadiuvano il progetto e portano avanti quello che è l'aspetto dell'allestimento. Don Pasquale, sa che io tengo il convento una sorella, io passare per quenda che il non mi conosce. Sono convinto, oggi come allora, che questo può veramente dare un contributo molto serio alla crescita culturale della cittadina. See you.